Ciao a tutti, mi presento, sono Marco Secondini, nuovo docente di telecomunicazioni della Scuola Sant'Anna. Mi presento brevemente, ho studiato a Roma, mi sono laureato in ingegneria elettronica all'Università di Roma 3. Poi, dopo un breve periodo in azienda, in un paio di aziende, mi sono reso conto che preferivo fare ricerca e tornare all'università. Quindi sono venuto alla Scuola Sant'Anna a fare un dottorato. Poi un breve periodo di ricerca all'estero all'Università del Maryland, a Baltimora, e dopodiché sono tornato qui, prima come ricercatore e ora come docente. La mia passione nella ricerca sono le comunicazioni ottiche e in particolare l'applicazione della teoria dell'informazione alle fibre ottiche. Mi appassionano molto perché, diciamo, amo ricercare gli aspetti un po' più teorici e le fibre ottiche tuttora hanno degli aspetti ancora un po' sconosciuti, in quanto ci sono dei problemi aperti che riguardano un po' il limite ultimo di quantità di informazione che si può trasmettere attraverso una fibra o delle tecniche che si possono utilizzare per mitigare gli effetti di propagazione nella fibra. E questo, diciamo, è un campo molto affascinante dal punto di vista teorico, ma allo stesso tempo ha delle applicazioni pratiche notevoli. Possiamo immaginare che le aziende sono chiaramente molto interessate a capire qual è il limite ultimo di capacità di una fibra ottica, se è necessario installare nuove fibre, se è possibile utilizzare quelle attuali semplicemente migliorando le tecniche trasmissive. Quindi, diciamo, un po' un mondo che combina gli aspetti più teorici e matematici che mi hanno sempre appassionato fin da bambino con degli aspetti più pratici e anche la possibilità di andare in laboratorio o montare questi sistemi e vedere come funzionano. Sì. Ovviamente mi occuperò anche di didattica, insegnerò un corso di fondamenti di comunicazioni ottiche, un corso di teoria dell'informazione e vi aspetto a lezione, sarà molto piacevole incontrarvi.